Aspetta, manca un po' di rosa. Johnny, metti giù quello che stai facendo, aspetta, che ci sono i nostri amici e dobbiamo salutarli. Metti giù. Capito. Sei pronto? Sì, sì. Ciao ragazzi, bentornati al Gormiti Show. Giada, calmati. E c'erano i nostri amici che ci aspettavano, dobbiamo salutarli. Ma lo so, però qui c'è una cosa molto più urgente, Giada, non lo vedi? Che cosa stai facendo di così urgente? Giada, tra 2 giorni è Pasqua, ok? E quindi? Ma come quindi? Ti ricordi l'iniziativa di Giochi Preziosi? È certo che me la ricordo, si possono vincere tantissimi premi. Decora la tua Pasqua, esatto, quindi devo inviare il mio disegno subito, no? Se no non vinco niente. Johnny, che? Tu c'è il mese di aprile per farlo. Non devi fare tutto così di corsa. Ma come? Non potevi dire prima. Io te l'avevo detto. Sei tu che non mi ascolti. Vabbè, la faccio piano. E basta che fai la foto al tuo lavoretto, sì, e la invii in questo sito. Ok, allora un disegno. Fai ferma un attimo. Faccio una cosina. Cosa stai disegnando? È una sorpresa. Dai, io sono curiosa. Dai, me lo fai vedere. E allora, un indizio. Sto disegnando te. In un momento particolare del Gormiti Show. Ma che carino che sei! Sì, sono molto carino. Ma tipo quando salutiamo all'inizio? No. Ferma. E aspetta. Quando presentiamo i nuovi personaggi? No, già da un momento più bello, quello che a me piace tantissimo. Molto bello. Dai, sì. La bacheca gormitica! Ma no! Quando siamo dentro tutti i bellissimi disegni. Ma posso disegnare la bacheca gormitica sul pasqualone? Che cosa stai disegnando allora? Faccio vedere anche i bambini. Sei pronta? Insieme. 3, 2, 1. Ta-da! Giada! Ma no, ma perché sto piangendo? Perché stai perdendo la sfida con i collezionabili! Non è per niente carino, io pensavo che facessi un bel disegno di me. Bellissimo invece. No, invece... Ferma. Potevi fare quando vincevo? Una sfida magari. Fai così, fallo. Sei uguale! No, Johnny! Aspetta. No. Chi no. Fa un wewe adesso? Fai un wewe? Wewe. Sì, uguale alla foto che, al disegno, no, che hai fatto. No, ma... Così impari. Potevi fare un disegno bello di me. Non sempre quando piango. Ma perché perdo. Ma non posso... Così non puoi più partecipare. Oh, guarda un po' che abbiamo davanti i nostri occhietti. Diakos. E Harry Kane. Vai, apriamo subito le scatoline. Ci penso io. Oh, brava Giada. Fatto. Mi piacciono le tue magie. Guarda, wow, che bello. Harry Kane, dai. Allora, partiamo subito a raccontare chi abbiamo qui. Allora, okay. Io ho Harry Kane. Allora, Giada, Harry Kane è il gormita del popolo del cosmo. Lui lo riconosciamo perché ha un carattere spigliato ed è molto divertente. Fin da quando non entra in battaglia, ok? L'energia alfa lo ha potenziato, è diventato ancora più forte e grazie a questa lui riesce a scatenare un vortice di pura energia cosmica. Ma è davvero fortissimo allora. È fortissimo, i suoi attacchi sono bufera cosmica e ciclone cosmico. Io invece ho Diakos. Lui è molto famoso per il suo sarcasmo. Infatti provoca i suoi nemici prendendoli in giro fino a che non perdono il controllo. E grazie all'energia alfa i suoi colpi sono potenziati dall'energia del mare. E quali sono i suoi attacchi, Giada? Sono potenza abissale e colpo oceanico. Wow, ma è fortissimo anche lui. Allora giochiamo e facciamo una mega battaglia. Allora, pronta, aspetta. Ciclone cosmico. Psh. Colpo oceanico! No, non devi scansarti così. Sì che mi scanso invece. Prendi questo. Visto. Ma no, sono io quello veloce qua, guarda. Anche lui, dai, è abbastanza veloce. Ciclone cosmico e bufera cosmica. La schivo così. Colpo abissale. Prendi questo. Allora, io lo schivo così e così. Bufera cosmica e guarda che io prima la faccio. Ciclone cosmico. No, mi ha colpito, Johnny. Sono imbattibile, lo sai. Ma adesso c'è un amico che ci sta aspettando, lo sai? Ah, sì? Sì, andiamo a conoscere. Andiamo. Ciao, Matteo. Ciao, Matteo. Ci senti? Sì. Ciao, come stai? Bene. Bene, wow, ma quanti gormiti hai? Sei circondato dai gormiti. Ma guarda quanti ne ha, Giada. Te lo aspettavi così tanti? No, troppi. Ma qual è il tuo preferito? Ci vedo qualcuno lì, Sì. Lord? Lord Sol. Lord, oh, Sol. Bello. Ce l'hai? No. Ah, magari manca. Sarà un prossimo regalo, magari, una prossima sorpresa che arriverà. Però vedo schierati Lord Electrion, Lord io vedo Carion. Lord Titano. Sì, Lord Titano. Guardalo lì, è vicino a lui. Lo vedo che è lì.
Wow, bellissimo. Ma poi guarda. Ma ce li mostri? Ci spieghi un pochino? Quali ti piace di più? Quelli con cui giochi di più? Facci vedere un po'. A me piace tantissimo Krobo. Krobo? Ah, davvero? È forte. Particolare Krobok, perché comunque fa parte del popolo dei cattivelli, mm-hmm. giusto? Poi sì. Lui si muove sulle ruote. Ma forse magari gli piace per quello, vero? È un pochino diverso dagli altri. Sì. Vedi, per ma quello. Fai i combattimenti, per esempio Krobok contro... non lo sì. so... Sì? E tipo... di solito lo fai vincere o no, Krobok? Lo faccio vincere. Ah, è forte allora, nelle sue storie. Il suo preferito. Ma secondo te, tra Krobok e Lord Carrion, chi vince? Lord Carrion. Ah beh, vedi. E tra Lord Titano e Krobok? Krobok. Lord Titano. Lord Titano, ovviamente. Sì, sì, Johnny. E lui è molto forte. Certo. È molto forte. E poi cosa fai con i tuoi gormiti? Dai, raccontaci un po', chiacchieriamo 2 secondi. Io ogni volta faccio tantissime storie. Sì. E ovviamente in ogni storia ci aggiungo Rhodium. Ah. Rhodium? Sì. O Palladium? Rhodium? Sì, Rhodium. Ah, ok, vedi. Che oltre bello, Krobok, è il personaggio che c'è esatto, sempre. Esatto, oltre Krobok lui usa anche Rhodium. Ma ci racconti una storia, per esempio, ieri hai fatto la storia così, giusto al volo, due parole su una storia che hai creato. Per esempio, com'è iniziata questa storia? Che... I guardiani si erano tolti i bracciali degli elementi e, okay. E poi è arrivato Krobo. E poi cosa è successo? E poi hanno chiamato Lord Electrion. Ah, ad aiutare. Sì, in soccorso. Certo. Sì. E poi cosa è successo? Hanno fatto una battaglia. E hanno vinto i guardiani insieme a Lord Electrion. Ma è una storia bellissima. Giusto, Giada, devono vincere per forza, sì. Non è che possono vincere altri. Bravo, bella. Bravissima. È una storia super gormitica. Ma tu il Gormiti Show lo guardi? Sì. Ti piace? Bene, sono anche molto prima. Contento. Anche prima vi stavo guardando. Ah, è vero? Ah, sì, perché c'era la nuova puntata. Nuova, sì, giusto. Ti è piaciuta? Sì. Sì, va, meno male, siamo contenti. Secondo me piace davvero tantissimo quando ci trasmettete questo. Vuoi dirci un'ultima cosa prima di salutarci? Perché sta scadendo il tempo, Giada. Mm-hmm. Una cosa che vuoi dirci? Qualsiasi cosa. Che c'ho anche il cuscino dei gormiti. Hai il cuscino wow, dei il gormiti? Cuscino. Ma sarà un sonno super gormitico. Che bello, non vedrei l'ora di andare a dormire per tra abbracciare sai, il cuscino. Sai cosa mi hai fatto venire in mente? Noi un giorno qua alla Gormiti Show abbiamo girato la puntata di Natale. Sì, dove è vero. Lei stava dormendo nel pigiamone, ti ricordi il cuscinone gigantesco? L'avevi vista? Era comodissimo, di Lord guarda, Carrion. Era bellissimo. E non mi ci facevi entrare? No, non ci entravi semplicemente perché sei troppo alto. Non è vero, guarda. Sei più alto di me. Non è vero, sono bassissimo. Non è vero. Vedi che sta ridendo anche lui, vabbè, perché sa che stai scherzando. Vabbè, sono un pochino alto. Allora, noi adesso ti dobbiamo salutare. Io resterei a parlare con te tutto il pomeriggio. Sì, perché davvero. Veramente, secondo me, ci potresti raccontare un sacco di cose gormitiche, solo che noi dobbiamo però adesso il avanti. Tempo è scaduto, dobbiamo salutarci. E prima di salutarci, bisogna aprire grande le braccia. Ok, apri. Poi le stringiamo. E le stringiamo forte, così ci stiamo abbracciando esatto. Virtualmente. Questo significa che ci siamo abbracciati. Noi ti salutiamo, ti mandiamo un enorme bacio. E grazie mille per seguirci. E se fai disegni, idee, di che mandaci, tu scrivi, mandaci, sì, mandale, sì. Ok? Va bene? Vuoi salutare qualche tuo amico, o il tuo migliore amico, o la tua sì. fidanzata? Li saluti tutti quanti? Ah, vuole salutare, sì. Aspetta. Chi vuoi salutare di preciso? Vai, saluti. Vorrei salutare il mio amico Mattia e il mio cugino. Perfetto, che così quando vedono il video ti dicono oh, mi l'ho salutato. Però sai che ti guarderanno tantissimi bambini oggi? Sì. Ti guarderanno tantissimi. Noi ti salutiamo. Ciao, ciao, ti mandiamo un bacione. Grazie. Ciao. Ciao.
Beh, questo momento insieme a voi a noi piace davvero tantissimo, sì, devo dirlo. Anche a me piace tantissimo. Cosa devono fare i nostri amici però per poter partecipare? Allora, partecipare è semplicissimo. Basta che andate sul sito gormitishow.com e seguite tutte le istruzioni. Ok, molto semplice allora. Sì. Vi aspettiamo in tantissimi. Mi raccomando, Mi raccomando. Ma adesso è arrivato il momento della bacheca gormitica. Ma sì, Giada, ci sono arrivati dei disegni, delle foto, vai, leggiamo. Allora, inizio io, da parte di Simone e la sua sorellina, che carino, ci scrivono: ciao Gianni e Giada, sono Simone, vi mando una foto con il mio costume di Lord Carrion, e tu sai benissimo che è il mio preferito, quindi 10.000 punti per te. Tra le sfide, io tifo per Johnny, avevo detto 10.000 punti? Facciamo 100.000 punti per te. Come, okay, per Johnny, dai. Ma anche Giada mi sta molto simpatica. Ah, ok, allora va bene. 300.000 punti, ok. spero di vedervi presto, nel disegno c'è Alfa Hydros e Krobok e la mia sorellina Sara, che anche lei è una fan dei Gormiti, da che Simone carina. Da 6 anni. Grazie! Grazie, wow, mille per seguirci. Grazie per credere in me, per le mie vittorie, lo so che sono bravissimo. Gianni, tranquillo, non inizio a... Va bene, bello comunque, bello il tuo costume di Lord Carrion. Sì, hai visto con tutta la maschera, è tutto ben attrezzato. Che tra l'altro nella foto mostra i loro disegni. Wow, sì. Wow. Bravi, grazie. Adesso leggiamo la dedica che ci ha scritto Federico, okay, e ci ha mandato questo disegno. Vai. Allora ci ha scritto: ciao, sono Federico e ho 5 anni e mezzo. Vi seguo da un po' e siete bellissimi e simpaticissimi. Faccio un sacco di risate con voi. Vi volevo inviare un mio disegno di un mischio gormita. Un mischio gormita? Sì, ha creato lui un gormita mettendo i pezzetti di altri gormiti insieme. Intanto grazie per seguirci, a noi fa molto piacere. E siamo contenti che ridi un sacco con voi. Aspetta, c'è scritto il suo mischio, è molto curioso perché c'è scritto, è un guerriero alfa e sulla mano c'è una spada a cannone e nella destra una freccia e grida Magma Blast. Ah, ok, tutto un mix. Eh sì, è un mix di gormiti, vedi, se l'ha inventato. Bellissimo. Chissà, magari in futuro lo vediamo in qualche puntata. Wow, chissà. Grazie per seguirci, davvero, a noi davvero fa davvero tanto piacere. Un super bacione. Un bacione, un gormabbraccio. Però è arrivato il momento. Però aspetta, prima di salutarli, e se i nostri amici vogliono inviare delle foto, dei disegni... Basta che vadano sul sito gormitishow.com. Ok, sempre quello è, gormitishow.com. Sì. Ok, niente Giada, è finita la puntata, salutiamo i nostri amici. Mi raccomando, continuate a seguirci sui nostri social. Io aspetta, ho imparato. Quali sono? Facebook e poi... in Instagram e il nostro canale ufficiale di YouTube, per forza. E dovete mettere tantissimi like. Tantissimi pollicini. E condividere il video. E poi basta. E poi salutiamoli. E poi salutiamo. Un saluto da Gianni. E Giada. Ciao.